Buongiorno a tutti, un abbraccio fraterno a Massimo Bastiani, che è stato il mio maestro, diciamo, in questo percorso dei contratti di Fiume. Un caro saluto a Indro Martini, Mauro Grassi, Erasmo D'Angelis, con i quali abbiamo condiviso percorsi importanti in questi anni. Allora, già è stato detto molto nella Toscana dei contratti di Fiume. Credo sia opportuno sottolineare, riprendendo le parole di Mauro Grassi, quando parlava dell'Arno, di come tutta questa aumentata sensibilità sia anche frutto dello straordinario lavoro dei consorzi di bonifica. Straordinario lavoro che è dovuto ad una legislazione innovativa che attribuisce ai consorzi di bonifica in Toscana tutti i compiti e le funzioni intorno ai fiumi di manutenzione ordinaria. E questo ha consentito ovviamente di in qualche maniera mettere maggiormente i fiumi a disposizione dei cittadini. E quindi sono aumentate tantissimo le sensibilità. Noi, come avete visto, abbiamo scelto di presentare alcuni contratti di fiume, di quelli operanti in Toscana. Non abbiamo voluto parlare dei vecchi, fra virgolette, contratti di fiume, quello della Pesa, quello dell'Egola, perché stanno andando avanti e ovviamente dobbiamo gestire tutte quelle difficoltà che si presentano quando parliamo dei contratti di fiume, quindi le difficoltà di natura di sintesi dei problemi, di messa in comune delle situazioni, quindi penso a tutto l'annoso ragionamento delle manutenzioni che sono complesse e complicate da concordare e condividere, ma insomma stiamo facendo un lavoro che ha prodotto e produrrà tanti frutti, soprattutto perché in Toscana tantissimi cittadini si stanno riappropriando dei corsi d'acqua. Poi non sempre è una cosa positiva, lo faccio con una battuta: stiamo facendo a Signa dei lavori di risistemazione dell'argine dell'Arno, e ovviamente sono lavori di movimento terra, e l'altro giorno un signore si è presentato con l'ombrellone e la seggiolina perché si era scatenato il dibattito e avevamo fatto una spiaggia sull'Arno. Quindi diciamo, guardo Massimo Bastiani, con il quale insomma ci uniscono anni di collaborazione e d'amicizia, diciamo è meglio adesso gestire questa esuberanza che gestire l'indifferenza che ha caratterizzato i nostri territori per tanti anni. Quindi io non ho molto altro da dire, ringrazio Ilaria per lo splendido lavoro tecnico svolto, Maurizio che ha come referente degli ambiti per i contratti di fiume fatto un lavoro anche lui straordinario. Credo che la Toscana abbia bisogno di sempre maggiore sinergia e per questo ci metteremo in rete con tutti, stiamo mettendo in rete con tutti per vedere di non solo mandare avanti quelle policy territoriali che sono fondamentali, ma anche per cominciare a fare progetti introitando anche tutti quei contratti europei che sono ovviamente quei finanziamenti europei che sono determinanti nel portare avanti i contratti di fiume. Io saluto tutti, mi scuso per la non presenza, ma come vedete sono in macchina e quindi ringrazio tutti e ovviamente la Toscana è parte piena del tavolo nazionale qui per migliorare sempre di più. Grazie.